Ciclismo, Giro della Toscana, Cummings vince la prima tappa. E di Stephen Cummings la prima frazione del Giro della Toscana 2017. Il britannico della Dimension Data precede sul traguardo di Pontedera Egan Bernal, Androne Sidermec, e Frédéric Baccaert, Vanti Groupe Gobert, mentre arriva solo quarto Vincenzo Nibali, Bahrain Merida, tornato alle corse dopo la Vuelta a Spa e con il mirino puntato sul Giro di Lombardia. L'avvio di gara è caratterizzato dai molti attacchi. Dopo 2 chilometri ben 19 corridori riescono ad evadere dal gruppo che, però, non lascia spazio proprio a causa dell'elevato numero di atleti. La fuga giusta parte poco dopo ed è composta da 4 atleti, Roy Goldstein Israel Kickling Academy, Josuza Balakaya Rural Seguro Srga, Maximilian Kuhn Tirol Kickling Team, e Michele Scartezzini San Gemini MG. Kvis. A loro 4 provano ad unirsi Umberto Orsini, Bardiani, CSF, e Igor Boev, Gazprom Rusvelo, ma il loro tentativo non va a buon fine, venendo recuperati dal gruppo dopo alcuni chilometri percorsi a bagnomaria. A controllare il vantaggio della fuga è proprio la Dimension Data assieme alla Via Triestina e quando il vantaggio della fuga torna sotto i 2 minuti, Ilya Koshevoj, Via Triestina, Fausto Masnada, Androne Sidermec, e Yuri Filosi, Nippo, Vini Fantini, provano ad evadere dal plotone. I 3 riescono a riportarsi sulla testa della corsa, ma il gruppo reagisce e li va a riprendere. Poco prima dell'inizio del circuito parte Vincenzo Nibali. Alle ruote dello squalo dello stretto si porta Egan Bernal e Frédéric Baccaert, mentre Stephen Cummings si aggiunge a loro poco dopo. Il quartetto riesce a guadagnare un solido vantaggio di 30 secondi, giocandosi la vittoria in volata, il più veloce è il britannico che regola così il colombiano ed il belga. Quarto posto per Nibali che può comunque guardare con positività a questo risultato, soprattutto in vista del Giro di Lombardia.